sono Luca Santaniello, arrivo direttamente da Campobasso nel Molise, nel sud Italia. Siamo qui a New York City, di fronte alla Juilliard School of Music, che è un'università che ho frequentato, a quale mi sono laureato 2 anni fa. E sono arrivato qui nel 2001, 3 settimane prima che sono cadute le Torri Gemelle, quindi da innocente emigrante italiano che arriva a New York ha avuto questo bel benvenuto nella città di New York, che è stato abbastanza, diciamo, intenso. Sono arrivato qui a New York per seguire il mio sogno, la mia passione, che è la musica, il jazz. Io sono batterista e faccio questo di professione da sempre. Che è sempre stato un mio sogno, perché essendo un amante del jazz e della batteria, New York è la mecca del jazz internazionale. Avendo questa conoscenza, questa donna che seguivo, sono arrivato qui, ho cominciato a conoscere musicisti, a scoprire la scena professionale, ho trovato la città e ho capito che potevo vivere qui, che questo era il posto dove sarei cresciuto musicalmente. C'erano molte porte che si potevano aprire per me e non ho mai sentito questa città come una città ostica, anzi sicuramente molto competitiva, però allo stesso tempo molto welcoming, come si dice qui, cioè molto aperta a ciò che avevo da portare, a ciò che avevo da dire. L'inserimento nella scena professionale è stato graduale, però molto più veloce e soddisfacente di quello che pensavo prima, di come mi ero immaginato una città molto competitiva e dove ci sono tanti che vogliono fare la stessa cosa che vuoi fare tu. Ma in realtà dopo pochi mesi mi sono inserito e ho cominciato subito a lavorare a pieno ritmo e anche a riuscire ad essere economicamente indipendente, facendo quello che volevo fare, cioè il musicista. Mi chiama e mi dice: sai Luca, fra un paio di mesi dovremo fare un concerto e suonerai con Ron Carter. Io viene un, come si dice giù da noi nel sud al Molise, viene un tocco al cuore. Amicizie vere poche, ma quello è dopo tutto qualcosa che, insomma, dovunque vivi nel mondo le amicizie, poi quelle vere, sono poche, però di sicuro molti colleghi e molta vita sociale dal punto di vista sempre principalmente legato alla mia professione. Con l'Italia ho sempre mantenuto un ponte aperto, torno in Italia 2-3 volte l'anno, in genere per lavoro, quindi per suonare, fare dei concerti, dei seminari, e anche per chiaramente andare a trovare la famiglia, la mamma e il papà, che sempre mi aspettano felicemente. E conosco molti musicisti italiani che vivono lì e che con cui lavoro, e mi fa molto piacere sapere che i musicisti italiani che vengono a New York mi contattano, mi cercano per avere un punto d'appoggio, un punto di riferimento qui. Continuo studio della musica, che è un elemento fondamentale in questa carriera se vuoi migliorare e comunque stare al passo. I vari concerti, ingaggi che ci sono, una settimana tipo può essere fra i 3-4 concerti a settimana, con anche un'attività educativa che io svolgo. Insegno al New Jersey Performing Arts Center, che è un centro di promozione artistica, è un grande teatro che ha anche un dipartimento di educazione, e anche insegno per Juilliard School, quando la Juilliard School fa dei seminari fuori all'estero o in America. Il mio sogno, in realtà io lo sto vivendo il sogno, che è quello che da sempre volevo fare. Lo sto facendo nella migliore città del mondo. Quando incontro i vetri della musica e ci suono, ci lavoro insieme, penso che il mio sogno alla fine è riuscire ad essere come loro, a 70-80 anni, riuscire ancora a suonare, a viaggiare, a condividere con il pubblico
l'amore per la musica e a trasmettere attraverso la musica alla fine il senso della propria scelta, della propria passione. La cosa bella di questo lavoro è che viaggi e fai quello che ti piace in giro per il mondo, portando alla fine felicità alla gente che ti viene a sentire, si scorda per un'ora o due i problemi della vita. E questa è una bella soddisfazione quando si fa questo lavoro.